In questa ultima puntata parleremo del Festival Città di Sersale 2.0. Si tratta di un'iniziativa che è stata ripresa dopo molti anni, nata dall'idea di Franco Lupia e dei Figli del Sole, un gruppo musicale di Sersale. L'idea nacque nel lontano 1981 grazie a Franco Lupia, la cui intuizione fu appoggiata convintamente dal gruppo musicale di Sersale del Tempo, FDS Figli del Sole, assieme alla radio locale del tempo, Radio Gamma 7. Ebbe origine così l'evento Festival e ne seguirono altre 3 edizioni. Quest'anno l'associazione Arcobaleno di Sersale, presieduta da Paola Barletta, ha voluto riprendere e riproporre in chiave moderna quell'apprezzata idea di Franco Lupia, targata 1981, rinominando la manifestazione Festival Città di Sersale 2.0. L'associazione Arcobaleno di Sersale è composta da 20 componenti, tutte donne. L'iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Calabria, Dipartimento per le politiche giovanili e promossa dall'amministrazione comunale di Sersale, in particolare dall'assessorato allo spettacolo guidato da Manuela Lupia. Sono stati 21 i concorrenti, tutti molto giovani e agguerriti, che sono sfidati. Ha vinto Stefano Ranieri. L'iniziativa si è in 2 serate, quelle del 3 settembre, di martedì 3 settembre e di domenica 8 settembre, in quanto la prima serata, quella di martedì 3 settembre, è stata purtroppo interrotta a causa del maltempo. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, RTC proporrà la ripresa integrale della manifestazione del Festival Città di Sersale 2.0. Oggi invece andiamo a proporvi, in quest'ultima puntata di RTC Estate 2024, un servizio, uno speciale con tante interviste che abbiamo realizzato. Andiamo a vedere dunque questa iniziativa dell'associazione Arcobaleno di Sersale in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sersale, assessorato allo spettacolo, e poi ci ritroviamo qui in studio. Ascoltiamo. Siamo con la presidente dell'associazione Arcobaleno, Paola Barletta, che ha organizzato assieme al comune questa bella serata divisa in 2 parti, un po' come una partita di calcio. Presidente, però questa speriamo sia la volta buona, la serata giusta, il tempo sembra dalla Più nostra parte. clemente. Sì, lo speriamo tanto, speriamo di concludere in bellezza questa serata che ha visto tanto lavoro e tanta preparazione. L'evento di stasera in realtà è conclusivo di una serie di iniziative che sono iniziate nel mese di gennaio dalle idee progettuali di Giovani Wannabe. L'associazione Arcobaleno ha partecipato ad un bando promosso dal settore politiche giovanili e sport del Dipartimento di Istruzione, Formazione e Pari Opportunità della Regione Calabria, allo scopo proprio di realizzare delle iniziative rivolte alle giovani generazioni e che abbiano proprio come filo conduttore il tema della legalità. Missione Legalità è partita da gennaio e ci ha portato fino a stasera con un festival canoro. Questa è stata un'idea partita molti anni fa da Franco Lupia, da Figli del Sole, che era il gruppo musicale di Sersale di quegli anni, e che quest'anno di fatto voi avete ripreso, no? Assieme al comune, chiaramente in chiave più moderna. Sì. Figli del Sole è stato un gruppo musicale molto conosciuto a Sersale e non solo negli anni passati. Noi avevamo in mente di fare questo Festival Canoro e ci è sembrato anche bello poter prendere questo titolo, Festival della città di Sersale, proprio dal gruppo musicale del Figli del Sole. Parliamo un po' dell'associazione Arcobaleno, lo dicevamo prima, siete molto impegnati sul territorio tutto l'anno. Sì, l'associazione Arcobaleno è una realtà del terzo settore che è presente nel territorio sersalese da molteplici anni, con iniziative e progetti a favore delle categorie più vulnerabili della società. Mi riferisco alle persone anziane, alle persone con diverse abilità e a tutti coloro che attraversano uno stato più o meno momentaneo di difficoltà e di bisogno.
Quella di questa sera è anche l'occasione per unire il paese, no? A Sterzale ce ne sono tante iniziative, però questo, il titolo proprio dell'iniziativa odierna è Festival Città di Sterzale, proprio per unire le tante generazioni. Tanto è vero che ci sono tanti giovani, ma non solo, perché i concorrenti sono 21. Questa sera, diciamo, la seconda parte, no? Dopo i primi 10-12 concorrenti. Sì, è il nostro secondo tempo, perché purtroppo nella prima serata non è stato possibile concludere con le altre esibizioni e la premiazione, proprio per motivi di maltempo. Però questa sera confidiamo nell'ottima riuscita del tutto, anche perché, ripeto, c'è stata una grande preparazione, quindi un po' di sorrisi ce li meritiamo pure. È vero. Ci potrà essere anche la possibilità di una nuova edizione il prossimo anno. Probabilmente, è una domanda, l'obiettivo è quello di prendere un appuntamento tradizionale, consueto, annuale, questo festival? Perché no? È anche nelle nostre idee. Noi siamo persone, tutte le soge, i membri del direttivo, che ci occupiamo di altro, non facciamo spettacolo. Abbiamo voluto quest'anno metterci in gioco anche in questo settore, che comunque non ci appartiene in maniera prioritaria. Però speriamo che magari, anche imparando da qualche errore, perché sicuramente qualche svisto, qualcosa che non sarà proprio al top, ci sarà, però non è detto che non potremo replicare. Sindaco Capellupo, questa idea ripresa dalle ragazze dell'associazione Arcobaleno e dall'amministrazione comunale è un'idea che parte da lontano, chiaramente ripresa in chiave più moderna, e può diventare comunque anche un appuntamento annuale, consueto, nella realtà di Sterzale. Sì, già negli anni Ottanta, Sterzale, devo dire la verità, da questo punto era molto avanti, avevamo un bel cinema, il cinema allora un bel gruppo di ragazzi, allora si faceva radio, c'era un gruppo musicale, ci fu l'idea di questo festival e fu una cosa veramente carina, perché raccolse molti consensi, soprattutto nel comprensorio, e andò avanti per alcune edizioni, poi chiaramente si fermò. Però l'associazione Arcobaleno l'ha ripresa con la presidentessa Barletta, con tutte le ragazze. Io devo dire la verità, in questi giorni hanno messo cuore, passione, sono state più forti di tutte, nel senso anche il maltempo, quindi hanno superato tante avversità, ma ci siamo riusciti, si è arrivati alla fine di questo festival Città di Sterzale 2.0. devo dire la verità, noi abbiamo partecipato con un patrocinio, abbiamo assolutamente messo a disposizione tutta l'organizzazione anche da parte dell'amministrazione comunale, come facciamo con tutte le associazioni, perché anche questo evento è rientrato nel calendario delle programmazioni estive, quindi ha visto la partecipazione di tutte le associazioni, e quindi anche l'associazione Arcobaleno con questa ripresa di questo festival Città di Sterzale 2.0. è andata veramente bene, devo dire grazie all'associazione Arcobaleno, perché ha fatto veramente divertire per due serate la gente. È stato un momento anche di aggregazione sociale, è stato un momento di musica, ci si è ritrovati, io ho visto dei ragazzi veramente soddisfatti, belle voci, e quindi devo dire la verità, ci sono stati tutti gli ingredienti, abbiamo passato delle belle serate, e anche questo, diciamo, che è un appuntamento del quale siamo veramente orgogliosi di averlo avuto nell'appuntamento del calendario delle manifestazioni estive.
comunque una bella serata, quando c'è la musica che regna sovrana noi siamo felicissimi sempre. Ilaria, una bella esperienza? Una bellissima esperienza, infatti volevo proprio ringraziare l'assessore Emanuela Lupia che mi ha dato questa opportunità, ringrazio tutti quanti voi di RTC. Peraltro Luigi, insomma, sera prima serata un po' freschina. Questa sera si sta meglio, a meno di grossissimi capovolgimenti di fronte, no. Perché ormai con il tempo attualmente può capitare di tutto. Sì, sembra un grande circo, sembra un grande spettacolo, però questa sera è molto umido, anzi fa pure caldo. Per appartenenza alle temperature io preferivo il fresco, però fa niente, per carità. Stefano Ranieri, il vincitore di questa nuova edizione del Festival Città di Serzale, che torna dopo un po' di anni e insomma è stata ripresa in chiave più moderna questa iniziativa che è nata molti anni fa. Stefano, emozionato? Assolutamente sì, sono molto emozionato, ringrazio tutta la gente qui di Serzale, ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre, che mi è sempre vicino, i miei figli e mia moglie. Sei stato premiato per la voce, per la canzone, ma direi anche per l'interpretazione. Sì, questo è un brano in cui io mi rivedo soprattutto in quello che è il musical vero e proprio, anche se non ho mai comunque fatto, studiato per fare dei musical, però mi piace molto soprattutto l'interpretazione di questo brano. Dopo questa bella affermazione, insomma, sicuramente continuerai a proporre la tua musica? Assolutamente sì, io ringrazio il mio maestro Carla Carioti che studio a Catanzaro e si punterà sempre a fare qualcosa per far emozionare e soprattutto per emozionarsi. Complimenti a te, ma lo rivolgo anche a tutti gli altri concorrenti, è chiaro, ne doveva vincere uno solo. Sei stato tu il premiato, ma tanti altri comunque sicuramente non hanno demeritato, giusto? Assolutamente sì, purtroppo in queste competizioni ne vince sempre uno, ma i vincitori siamo tutti perché ci mettiamo tutto noi stessi per trasmettere quello che proviamo quando cantiamo e questa è una cosa bellissima. Complimenti, a presto su RTC, ciao! Ciao a tutti, grazie! Giulio, tu eri il presidente della giuria. E in base a quali requisiti avete scelto Stefano Ranieri? Come è arrivata questa decisione? Vabbè, intanto già Stefano Ranieri da subito si è percepito che era un cantante, anzi io pensavo lui lo facesse per mestiere, anche se non è così, però ritengo che veramente sia stata la scelta migliore che potevamo fare. Io come presidente infatti gli ho dato il massimo voto. Un bel festival? Bello, non conoscevo, so che è un festival che si ripete negli anni, è storico, dal 1980 e niente, arrivederci a tutti per il prossimo anno. Manuela e Paola, è stata una bellissima serata, diciamo che è stato il secondo tempo. Siamo riusciti comunque poi a raggiungere l'obiettivo, non sono mancati i problemi, non sono mancati gli ostacoli, però una buona organizzazione va oltre tutto e voi ci siete riusciti. Manuela. Ce l'abbiamo fatta, è stato un po' un casotto perché comunque tra maltempo e roba varia, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Dai, abbiamo fatto primo e secondo tempo, come nei film. Senti, 21 concorrenti che sono sfidati, ha vinto Stefano Ranieri che stiamo ascoltando, e, insomma tutti quanti meritavano, però è chiaro, ne vince uno solo. No? Eh sì, uno solo deve vincere, però comunque sono stati tutti quanti fantastici, meravigliosi. Anche la giuria ha dato il proprio contributo, è importante.
importantissimo, anche perché sono tutti comunque dei professionisti a livello musicale, diciamo dell'arte in genere, non si occupano solo di musica, ma di altri tipi di arte, diciamo. Esatto. Paola, Presidente, è stato comunque un incontro produttivo, proficuo, quello con Manuela, con l'amministrazione comunale, insomma, vi siete un po' divisi i compiti, no? Per riuscire a realizzare tutto ciò. Un'idea ripresa dopo anni, un'idea di Franco Lupia, dei Figli del Sole, ripresa in chiave più moderna, e magari l'obiettivo, la speranza è anche quella di renderla un appuntamento annuale qui a Sersale. Speriamo, noi questa sera abbiamo trascorso una bellissima serata all'insegna della spensieratezza e del divertimento, oltre che della musica, in primis della musica. Un plauso sicuramente a Manuela, perché comunque ha investito tantissime energie in questo progetto, e all'amministrazione comunale, al sindaco Carmine Capellupo, perché noi siamo soltanto un'associazione tra le tante del paese, però ciascuna nel proprio piccolo sta facendo del meglio per la propria comunità. Però intanto siete un'associazione costituita da sole donne, mi pare, e soprattutto donne sorridenti. Io credo che abbiamo una marcia in più proprio per questo, siamo persone diverse, la nostra ricchezza è proprio questo, nella diversità e soprattutto nella collaborazione e nella sinergia che in momenti come questi si crea anche tra associazioni, perché non abbiamo mai remato da soli, ma sempre con l'aiuto di tutto il comprensorio delle associazioni. Manuela, per concludere, lo dicevamo con Paola, l'obiettivo, la speranza potrebbe essere quella di renderla un appuntamento fisso, annuale, tradizionale. È chiaro, come si diceva prima, c'è sempre qualcosa da migliorare, anche se anche nel momento in cui le cose vanno benissimo, c'è sempre qualcosa da migliorare. E facendolo insieme, unendo le forze, le energie, sicuramente si ottiene. Sì, la speranza è quella, la mia e quella delle altre colleghe, diciamo, dell'associazione. Se abbiamo peccato quest'anno ci miglioreremo il prossimo anno. La speranza è quella di ripetere l'appuntamento, come dicevi tu, di renderlo un appuntamento, diciamo, che andrà avanti per tanti anni, spero. Speriamo bene. Bene, allora l'anno prossimo con Festival Città di Sersale 2.0. Intanto complimenti per quest'anno. Grazie. Grazie mille. Ciao ciao. Grazie.